Adriano Montibuzzetti. Ho parlato a lungo col pilota austriaco, stringendogli la mano e facendogli coraggio perché era molto avvilito. Non aveva potuto salvarsi dalla mia caccia e mi esprimeva la sua ammirazione nelle poche parole di italiano che sapeva. Così annotava l'asso degli assi della neonata aviazione italiana Francesco Baracca da Lugo di Romagna e i suoi ricordi ci riportano a un mondo lontano fatto di correttezza e di fair play tra i primissimi piloti che nella Grande Guerra su biplani di tela si sfidavano in spericolati duelli fra le nuvole. Per Baracca il volo è un colpo di fulmine. Ufficiale di cavalleria diventato cavaliere dell'aria, prima vittoria nel 16, l'anno dopo è nella celebre 91esima squadriglia, quella dei fuoriclasse, che poi porterà il suo nome. Un cavallino rampante campeggia sulla carlinga dello Spad 7, con cui Baracca sconfigge un nemico dopo l'altro, guadagnandosi anche all'estero la fama di romantico paladino dei cieli. Il 15 giugno del 18 il 34esimo aereo nemico abbattuto lo consacra asso degli assi. Nessuno come lui, né prima né dopo. Quattro giorni più tardi l'appuntamento col destino. Durante una missione a volo radente, due pallottole incendiarie raggiungono l'aereo e una lo colpisce alla testa. Il suo emblema, il cavallino nero, continuerà invece la sua corsa. La madre, contessa Baracca, lo donerà al giovane Enzo Ferrari come insegna beneaugurante per la sua squadra corse, degno epilogo di una storia che ha messo le ali.